Oggi spenderò $1000 al casinò qui a Las Vegas. Voglio fare una challenge, metterò un timer e vedrò dopo quanto tempo passeranno $1000. Che ne pensi? Oggi vinciamo? In realtà fammi nascondere perché mi rapinano. C'ho $1000 in mano qua, mi accoltellano. Sono partito da un centesimo e ho fatto dei lavori per racimolare soldi per questo viaggio, facendomi aiutare dai miei amici. E dopo giorni sono arrivato a Las Vegas, la patria dei casinò. Io sto registrando questo video l'ultimo giorno qui a Las Vegas. Fino ad ora non abbiamo mai giocato al casinò e questi sono i primi soldi che stiamo mettendo. Las Vegas è famosissima per i casinò. Ce ne sono tantissimi in giro e si contano oltre 100 casinò. Lì c'è un casinò, io voglio andare da Starbucks, però devo per forza entrare dentro un casinò per prendermi un caffè. Lo Starbucks sta dentro un casinò. Andiamo avanti, lì c'è un altro casinò, lì un altro casinò, lì un altro casinò e questo è un altro casinò. Infatti Las Vegas guadagna tantissimo grazie a loro, oltre 18 miliardi di dollari l'anno, una cifra spaventosa. E devo stare attento perché registrare nei casinò è illegale, quindi sto col telefono cercando di non farmi vedere. Regà, i casinò qui sono dispersivi, sono giganteschi e ci sono veramente tantissimi giochi, regà. Cioè giochi, noi lo chiamiamo giochi, tantissime cose. Vai, allora, che hai fatto? Presa scossa? Tieni 10, dai. $10, vai. Devi sapere proprio questo, vai. Oh! Amore! Hai vinto $24! Che shout! Che shout! Ah! Ok! Mi sono cagato sotto perché pensavano che mi avessero beccato mentre registravo. In realtà mi hanno solo chiesto la carta d'identità perché giustamente deve avere minimo 21 anni per giocare qui. Ma che faccio? Continuo? Ma... li ritiro? Abbiamo vinto $24. Cioè in questo momento noi abbiamo più che raddoppiato. Abbiamo $30 e abbiamo messi 10. E quindi che faccio? Fai quello che vuoi. Ritiriamo? A ridire ci spostiamo di... oppure ti senti fortunata qui. Cosa provi ogni volta che premi quel tasto? Niente. Finire i soldi? Fine. Come avete ben visto, mi ha fatto subito vincere un po' di soldi, poi declino fino allo zero. Ti fanno vincere un po' per poi mangiarti tutto. Ricordatevi questa cosa durante il video. Successivamente siamo passati alla roulette. Ho avuto più difficoltà a registrare qui, visto che c'erano delle persone e non potevo registrare. Oh, sorry. Ah, ok. Quello che stavo spiegando alle altre persone che stavano al tavolo con me è che in Italia il gioco d'azzardo è illegale, perché è famoso per creare una dipendenza patologica. Infatti la ludopatia è diffusissima e soprattutto in Italia. Infatti purtroppo l'Italia si trova al sesto posto tra i paesi che giocano di più d'azzardo. Ho appena buttato $50 sul rosso e è uscito 17 nero. Quindi ho perso tutto. Te hai vinto? Sì, perché c'ho solo quello nell'angolo. Quindi abbiamo giocato tipo $100, sì. E abbiamo vinto $4. Sì. Perché è uscito il 21. Io avevo messo $2 sul 21 perché è il mio giorno di nascita e quindi ho vinto un pochetto. Che culo. Hai finito tutti i soldi, sì. Te? Hai fatto due puntate e hai finito, ti ho dato $50. Li hai finiti in due mani. Mi sono rimasti $25 e ne ho messi 100 e abbiamo fatto tipo 5 giocate neanche. 31. Oh, ne avessi vinta una, mortacci loro, eh. Ho perso tutto. Man, buttiamo gli ultimi soldi. Fammi mettere sul 26 di Valerio. Ho capito perché in Italia è illegale. Cioè, te non te sei accorta, $100 in neanche 5 minuti. Non ci credo. Ho vinto. Yeah. Amore, ho fatto per 36, ho vinto $60. Basta. Se tiriamo con $60 andiamo a giocare altro. Per due volte, quando avevamo finito i soldi, ho vinto all'ultimo. Sarà un caso? Ma con $60 di negativo, dopo circa 15 minuti, ce ne siamo andati. Mo se gioca allo zodiaco, che poi in realtà è quello cinese. Sono palesemente delle grandissime truffe queste cose, che te non capisci, e quindi te continui a premere, sperando che esca qualcosa. Finito. Ok, questa clip è durata 1 minuto e 30 secondi. $30 in 1 minuto e 30 secondi. Una cosa che odio di Las Vegas è che vive grazie alle malattie degli altri. Le persone ludopatiche stanno ore a giocare, perdendo tutto e ammalandosi sempre di più. Puntiamo altri $50 sulla ruota della fortuna. Perso già tutto. Buttare soldi, se può buttare soldi. E non capisco neanche, cioè, che vuol dire 4 per? Non capisco neanche il gioco. Vedo semplicemente i soldi a sinistra che scendono e non so da come. Posso dire che almeno la roulette era più carina, vedevi che girava, che te decidevi il numero, qui neanche devi decidere. Qui devi premere e basta. Alà, guarda in alto. Non so quello che è successo, raga, però forse ho vinto. Non si ferma più. Mi ha vinto $70, che shout, oh, siamo rientrati, non famo come hai. Come si fa? Come se tira via. Comunque qui sono, ecco qua. Cash out. Sono infami perché quando fai cash out ti danno questi. Quindi andiamo a ridire a $67. Come vi mostra questo grafico, il gioco d'azzardo vi fa vincere un po' di soldi, dando alla maggior parte delle persone false speranze e prosciugando tutti i soldi lentamente. Hai perso tutto.
Complimenti. $30 in 3 minuti neanche. Altri soldi, vai, vai, vai. Metti. È stranissimo. Amore, stai giocando $6 a botta. Hai appena buttato $12 in due mani. Hai vinto $5. Siamo sotto già di $15 in 26 secondi. Posso dire che è stata la clip più veloce di tutte. Ma stranamente, guardate cosa succede adesso. Che grandi! Ti hanno fatto vincere l'ultima mano. L'ultima mano ti hanno fatto vincere, amore. L'ultima mano ti hanno fatto vincere $15. Perché fanno così, capito? Alla fine ti fanno aumentare per continuare a giocare. Poi dici, cavolo, ce l'avevo fatta. Metto altri soldi. Vai. Finito. Però vecchio questo. Se tornassi indietro, cosa faresti con $1000 invece di giocare al casinò? Li metterei in tasca e me ne andrei a fare. Abbiamo perso $20. Parlando di tornare indietro, le slot machine esistono da oltre 100 anni. Spopolarono in America, a New York. Erano diverse, ma funzionavano nello stesso modo, come le conosciamo noi. Il sindaco fece guerra alle slot machine, rendendole illegali a New York. Ma poco dopo, il Nevada le legalizzò. Cioè, ho capito, quindi se esce Madonna abbiamo vinto. Jackpot abbiamo fatto. Madonna è la mia nuova cantante preferita, forse. Amore, $100. Vabbè, che sciottiamo. Siamo andati sotto, però stiamo tipo sotto i $200. Ci fermiamo, perché in realtà siamo qua da un'ora. Però pensavo andassimo molto più sotto, Thank you. Ci ha detto culo che l'ultima mano, quella lì di Madonna, abbiamo fatto 100. Comunque posso dirti, sì, ci ha detto culo. Mi ha fatto un botto, però per come doveva pagare quel gioco, cioè per quello che stava succedendo, tra virgolette, che allora, stanno allineati tutti, c'è uscito quello più basso comunque. Facci canti, ha commentato perché dici, ho vinto. Era praticamente alla fine quando avevamo quasi finito. Sì, era proprio alla fine. Alla hai fine capito? Vinci. E ti ha fatto commentare. Comunque la cosa più bassa che potevi vincere con quel bonus lì. Il gioco d'azzardo vive grazie al fomentare le persone. Infatti il nostro corpo durante il gioco rilascia la dopamina. La dopamina viene rilasciata quando il cervello si aspetta una ricompensa. Ed è proprio quello che spera una persona che gioca d'azzardo. Ed è per questo che invoglia le persone a giocare sempre di più, per poi ammalarsi e farla diventare una dipendenza. Siamo rientrati in hotel, adesso andremo verso Los Angeles. E fammi contare i soldi che mi sono rimasti. Perché io mi ero ritirato sì, $1000. Ok, contiamo quanti soldi. $700. Ci ha detto pure bene, ma siamo stati molto fortunati. Il messaggio che voglio mandarvi ovviamente è: la ludopatia è una malattia, quindi state molto attenti. Noi abbiamo giocato poco più di un'ora e l'ho fatto semplicemente per il contenuto, cioè per fare questo video, per parlarvi un po' di Las Vegas e dei casinò. Quindi che messaggio vuoi mandare sulla ludopatia? Letteralmente, piuttosto che spendere soldi al casinò, metteteli da parte, vivetevi un'esperienza, tipo un viaggio, un concerto, un qualcosa. Senti che poesia che dico adesso. Non giocate d'azzardo, ad eccezione se ci sta qualche brand di casinò che mi sta guardando e vuole pagarmi. Se volete pagarmi, l'unico gioco d'azzardo, l'unico gioco... è la vita. È lei. Stavo cascata la sedia. Andiamo a Los Angeles, va.